Tragico incidente sul lavoro a Chiesi, muore un elbano, aveva 38 anni, di Portoferraio residente a Campo, faceva l'autista. Spento un incendio, ne parte un altro, allarme all'Elba, durante l'intervento si rovescia un mezzo con due volontari della racchetta. Capoliveri, tariffe aeree agevolate per motivi sanitari, l'accordo tra il Comune e Silver Air permetterà di avere biglietti scontati per Firenze, Pisa e Milano a chi vola per servizi sanitari e visite mediche. Portoferraio e i dipendenti comunali proclamano lo stato di agitazione. Basta rimpalli sulle responsabilità in merito al mancato rispetto degli accordi, dicono sindacato ed RSU. Indetto uno sciopero per il 30 settembre. Buonasera, benvenuti a tutti. Questa sera a prima pagina Acqua dell'Elba che assegna 4 borse di studio all'Accademia delle Belle Arti di Brera. È il premio Arte Acqua dell'Elba, un progetto volto a premiare l'estro di giovani studenti. Se fossi vera saprei tutto di te. Ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera. Dopo cena al lume di una candela nera. Una piazza stracolma di gente, 3.500 persone che ha cantato per tutto il concerto. Già questo basta per descrivere il successo di Max Gazzè a Marciana Marina. Da Il timido ubriaco alla favola di Adamo ed Eva, da Vento d'estate a Sotto casa fino alle ultime hit, La vita com'è e Ti sembra normale. Un repertorio vasto e variegato, quello del cantautore romano che ancora una volta si conferma artista raffinato e mattatore allo stesso tempo. La particolarità di Max infatti è proprio questa, brani mai banali che diventano tormentoni già al primo ascolto. E così è stato, visto la piazza in visibilio per le sue ballate folk più famose, con gente di tutte le età a ballare durante il concerto. Un successo scontato? Forse sì, ma complimenti a Marciana Marina perché quest'estate ha fatto centro 2 volte. La prima con Cristina D'Avena e ieri sera con Max Gazzè. Dimmi a questo punto che sono l'unico per te. Ti sembra normale? Che resti sveglio e corteggiarmi per ore. Se vado matto per l'amore casuale e non ti sdegna anche uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Non mi darò per vinto 5 giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare rischiando l'istinto animale. Ci viene ancora dopo cena da me. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Questa sera purtroppo apriamo con una notizia triste per tutta l'Elba. Un tragico incidente sul lavoro ha provocato la morte di un giovane elbano. Un uomo di 37 anni, residente a Campo nell'Elba, è stato travolto dal camion che guidava fino a pochi minuti prima. Nel servizio vedrete la dinamica piuttosto complessa dell'incidente. Giuseppe Feola lascia una moglie e 2 figli. Tragico incidente sul lavoro a Chiesi. Questa mattina, intorno alle 9, Giuseppe Feola, 37 anni residente a Campo nell'Elba, ha perso la vita, travolto dal camion della ditta per cui lavorava e che guidava fino a pochi minuti prima.
complessa e incerta la dinamica dell'incidente. Arrivato in via del Tofonchino, nella frazione di Chiesi, in corrispondenza di una salita, il camion, guidato da Giuseppe Feola, avrebbe urtato un altro mezzo pesante parcheggiato lungo la stretta strada. L'uomo è sceso dalla cabina di guida per constatare eventuali danni ed è allora che il camion, per cause ancora da definire, si è mosso in retromarcia, investendolo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, il 118, che ha inviato anche l'elisoccorso, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare ed è deceduto. Giuseppe Feola lascia la moglie e due figli. Alla famiglia di Giuseppe Feola la vicinanza della nostra redazione. Restiamo sulla cronaca e parliamo ancora di incendi. Ormai è allarme all'Isola d'Elba perché è spento un incendio, ne parte un altro. È successo nella serata del 29 agosto. Purtroppo durante l'intervento di spegnimento di questi incendi si è rovesciato un mezzo con due volontari della racchetta che fortunatamente non hanno avuto gravi conseguenze. Due incendi in meno di un'ora, non può essere stato un caso, oltretutto dopo il tramonto. È quello che è successo all'Isola d'Elba nella serata di lunedì 29 agosto. Il primo allarme è arrivato da Castancoli, nei pressi di San Piero, poco prima delle 20. Oltre alle squadre antincendi, pompieri e forestale ha fatto in tempo ad intervenire prima che calasse il buio anche l'elicottero antincendio della regione di Stanza alla Pila. Le fiamme sono state presto circoscritte, ma hanno fatto in tempo a bruciare 2.000 metri quadrati di cespugliato. Durante i soccorsi, un incidente stradale. Un mezzo dei volontari della racchetta si è rovesciato ed è finito fuori strada. Si sarebbe trattato solo di un grosso spavento per i passeggeri, un ragazzo e una ragazza, anche se entrambi hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Alle 21, quando erano in corso le operazioni di bonifica, un nuovo allarme, stavolta da Sant'Ilario, a poca distanza dalla località Il Casotto. Immediato l'intervento dei volontari che si trovavano in zona e fiamme presto circoscritte anche in questo caso. Fortunatamente la serata non è stata particolarmente ventosa e gli incendi non hanno fatto grandi danni. Evidenti però i dubbi sulla natura dei due focolai, su cui stanno già indagando attivamente le forze dell'ordine. Ed ora finalmente una buona notizia, anche i residenti del comune di Capoliveri potranno usufruire di tariffe aeree agevolate per motivi sanitari. L'accordo infatti è tra il comune di Capoliveri e Silver Air e riguarda biglietti scontati per chi deve effettuare visite mediche o va fuori dell'Elba per motivi sanitari. Si tratta naturalmente delle città servite da Silver Air, Pisa, Firenze e Milano. Tariffe aeree sempre più agevolate per chi deve recarsi a Pisa, Firenze e Milano per visite mediche e servizi sanitari fuori isola. A deciderlo è la giunta del comune di Capoliveri guidata dal sindaco Ruggero Barbetti che nella seduta dell'11 agosto scorso ha approvato l'accordo siglato con la compagnia aerea Silver Air titolare del servizio di continuità territoriale aerea per l'isola d'Elba. Con il provvedimento adottato dall'amministrazione comunale nelle scorse settimane, dunque, i cittadini residenti nel comune di Capoliveri, che dovranno recarsi fuori dal territorio elbano per ragioni di carattere sanitario e intenderanno farlo con il servizio aereo di continuità territoriale per l'Elba, potranno beneficiare da subito di un piano tariffario agevolato, tariffa medical, riservata ai residenti del comune di Capoliveri e loro accompagnatori. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione per l'anno in corso una prima somma, rifinanziabile se necessario, di 1.500 euro che sarà utilizzata per la riduzione tariffaria da applicarsi sui biglietti da emettersi per quei cittadini che dovranno spostarsi sulle destinazioni di Pisa, Firenze e Milano per beneficiare di prestazioni sanitarie. Si tratta di una decisione che riteniamo fondamentale per venire incontro alle esigenze della nostra popolazione residente che fuori dall'isola ha a disposizione centri medici specialistici attrezzati per cure specifiche che qui sul nostro territorio ad oggi non sono presenti e che sempre più frequentemente sono obbligati a trasferimenti periodici per curarsi, spiega il sindaco Barbetti. Oggi, aggiunge, l'aereo è diventata una valida alternativa per i nostri concittadini e comunque un servizio integrativo rispetto al più tradizionale trasporto navale in grado di agevolare la libera circolazione e l'abbattimento delle frontiere. È un nostro dovere come amministratori recepire le esigenze del territorio e fare, termina, quanto possibile perché tutti possano beneficiarne, soprattutto quando in gioco c'è la salute, il nostro bene più prezioso e il diritto di tutti di preservarlo.
Andiamo ora a Portoferraio, dove i dipendenti comunali hanno proclamato lo stato di agitazione. Dopo l'assemblea del 29 agosto, infatti, sia i sindacati che l'RSU hanno detto basta rimpalli sulle responsabilità in merito al mancato rispetto degli accordi e hanno anche indetto uno sciopero per il prossimo 30 settembre. Basta rimpalli sulle responsabilità. I dipendenti del comune di Portoferraio proclamano di nuovo lo stato di agitazione. A rompere il silenzio le organizzazioni sindacali e le RSU del comune. È stato necessario attendere il cedolino dell'ultima busta paga, scrivono, per verificare il mancato rispetto dell'accordo uscito dalla precedente vertenza prefettizia, che è datata 25 ottobre del 2015. Il 29 agosto nella sala consiliare del comune si è svolta l'assemblea del personale che ha deciso di riprendere la protesta. Basta con i rimpalli sulle responsabilità per il mancato pagamento delle spettanze degli anni 2014 e 2015, dicono i dipendenti tutti i giorni. Garantiscono i servizi ai cittadini, quindi il sindaco si faccia garante del rispetto degli accordi e degli interlocutori con i quali li sottoscriviamo. Le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie del comune di Portoferraio denunciano la mancata apertura del tavolo trattante relativo all'anno in corso, che sottolineano ancora una volta ci vedrà coinvolti solo a consuntivo, quindi senza una programmazione della macchina comunale. Lo stato di agitazione dei dipendenti si aprirà ufficialmente con tre assemblee convocate per i giorni 5, 7 e 8 settembre, che andranno a calendarizzare tutte le iniziative da mettere in campo. Quindi i sindacati e le RSU proclameranno una giornata di sciopero per il 30 settembre. Parliamo ora di una questione di cui si è parlato nei giorni scorsi sulla stampa locale, lo street food. Che male fanno tre minuscoli imprenditori itineranti? Lo domanda in questo caso l'ex amministratore portoferraiese Giovanni Fratini. Lo domanda all'amministrazione comunale di Portoferraio, che ha disposto per lo street food il divieto di sosta nello stesso posto per più di un'ora. Per quale motivo tre minuscoli imprenditori commerciali abilitati alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante del polpo lesso, di panzerotti o di bevande e generi alimentari con un minuscolo bar sono mal sopportati dall'amministrazione comunale portoferraiese? Lo chiede l'ex amministratore Giovanni Fratini alla luce delle nuove norme comunali sul commercio ambulante dopo numerose lamentele rivolte agli uffici comunali e distorsioni a danno della intera rete distributiva. Caspita, commenta Fratini. La vendita in forma itinerante di panzerotti e granfie di polpo lesso ed un baretto addirittura metterebbero in crisi l'intera rete distributiva del comune. In una ordinanza del responsabile del servizio di polizia municipale si obbliga l'operatore itinerante a non fermarsi più di un'ora nel medesimo posto, a spostarsi in altro luogo distante almeno 200 metri e a non ritornare più al posto iniziale. Tutto questo, continua Fratini, per la gioia dei consumatori che dovranno impegnarsi in una divertente caccia al tesoro e per facilitare il lavoro dei giovani imprenditori. Nella medesima ordinanza è anche fatto obbligo di svolgere l'attività a non meno di 500 metri di distanza dai mercati e dalle fiere, ma non finisce qui, è fatto anche divieto di sostare in tutte le vie, piazze o aree del centro storico. E questo perché, continua Fratini, sempre secondo la delibera della Giunta, è necessario tutelare il patrimonio storico ed ambientale. Sarà bene che i nostri amministratori abbiano presente che non si può porre eccessivi o ingiustificati limiti allo svolgimento di attività commerciali, in qualsiasi modo organizzate, perché una politica restrittiva si pone in contrasto con i principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla nostra Costituzione e dal diritto dell'Unione Europea. Dal 2012 non è possibile imporre particolari restrizioni nell'orario e nella disponibilità del suolo pubblico. È possibile, spiega, se sussistono fondate ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità e di vivibilità del territorio, che devono essere accertate dal comune, dall'azienda sanitaria o da altre amministrazioni competenti. Le iniziative di cui stiamo parlando andrebbero sostenute, non ostacolate, nel rispetto della legge, certo, conclude Fratini, ma prima di tutto nel rispetto di quel principio di liberalizzazione delle attività commerciali, ormai ampiamente recepito nelle recenti leggi di settore, a cui i regolamenti comunali devono ovviamente adeguarsi.
Ben ritrovati in studio, andiamo ad Amatrice, una delle zone più colpite dal sisma dei giorni scorsi, e vediamo alcuni amici elbani. Vediamo Maya e Cuba del gruppo cinofilo dei Vigili del Fuoco, sono due cani livornesi che in questi giorni tornano a casa dopo 5 giorni di impegno nei paesi colpiti. Vediamo. Nella tragedia del terremoto che ha devastato il centro Italia c'è un aspetto da sottolineare e da ricordare: tutti quegli eroi che hanno scavato sotto le macerie per salvare vite. Tra questi due li conosciamo benissimo, sono il Labrador Maya e Benedetto Catania, funzionario responsabile del distaccamento dei Vigili del Fuoco dell'Elba, che sono appena rientrati da Amatrice. Con Maya siamo stati subito inviati sul posto, insieme al nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco della Toscana, ci dice Catania. Eravamo in 6 della regione e della nostra provincia, oltre a noi c'era il caposquadra Luca Bacci e il suo border collie Cuba. Per 5 giorni abbiamo effettuato ricerche. Maya è addestrata alla ricerca di persone ancora vive, individua l'odore umano e con l'abbaio segnala la loro presenza. A quel punto le squadre dei pompieri iniziano a scavare. Maya e Cuba erano venuti anche all'Elba per un'esercitazione insieme alle squadre cinofile. A loro e a tutti gli angeli del soccorso va il nostro grazie. Vediamo ora l'apertura anticipata della caccia. È stata stabilita dalla Giunta regionale toscana e quindi dal 1° settembre parte dalle 6 di mattina alle 19 di sera. Tutti i capi dovranno essere annotati nelle apposite sezioni del tesserino venatorio dopo l'abbattimento. La Giunta regionale ha deliberato l'apertura anticipata della caccia per giovedì 1 settembre dalle ore 6 alle ore 19. Sarà possibile cacciare lo storno, la tortora, il colombaccio, il merlo, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia grigia su tutto il territorio a caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie della Regione Toscana, ad esclusione delle aree boscate. Qui l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso. Sempre il 1° settembre con lo stesso orario si potrà cacciare l'alzavola, il germano reale e la marzaiola da appostamento fisso solo nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente presenti sul territorio a caccia programmata della Regione Toscana e nelle aziende faunistico-venatorie. La preapertura della caccia con le stesse modalità, luoghi e tempi previsti per il 1° settembre sarà consentita anche domenica 4 settembre solo per la gazza, ghiandaia, cornacchia, grigia e storno. Relativamente al territorio a caccia programmata, la Giunta ha deliberato che la caccia sia comunque consentita nel solo sottoambito di residenza venatoria. Per lo storno è limitata ad una distanza non superiore a 100 metri da vigneti o oliveti aventi frutto pendente. Per tale specie è fatto divieto di vendita degli uccelli cacciati e sussiste il divieto di utilizzo dei richiami appartenenti alle specie storno. Tutti i capi devono essere annotati nelle apposite sezioni del tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento. Le giornate di apertura anticipata della caccia non sono consentite all'interno delle zone di protezione speciali ZPS. Come annunciato, parliamo di musica. Parte la 20ª edizione del Festival Elba Isola Musicale d'Europa. Dal 31 agosto al 10 settembre appuntamenti con la musica jazz e classica. Si inizia il 31 agosto appunto in piazza Cavour a Portoferraio con Patrizia Conte Quartet. Al via la 20ª edizione del Festival Internazionale Elba Isola Musicale d'Europa. Dal 31 agosto al 10 settembre torna l'appuntamento con la musica classica e jazz. Anche quest'anno la maggior parte degli eventi si svolgerà all'interno del Teatro dei Vigilanti di Portoferraio, ma non mancano consueti appuntamenti in altre suggestive location, come la spiaggia dell'Hotel Hermitage e in altri luoghi speciali come la Villa Romana delle Grotte, il Santuario della Madonna del Monte, il Duomo di Rione Nell'Elba e quest'anno anche l'isola di Pianosa. L'evento di apertura è alle 21.15 in piazza Cavour a Portoferraio con il concerto jazz dei Patrizia Conte Quartet. Subito dopo Yuri Bashmet, direttore dei solisti di Mosca, che si esibirà il 1° settembre alle ore 19 alla Villa Romana delle Grotte, chiude la rassegna il 10 settembre alle 19 Mario Brunello, che dopo essersi esibito nel 2014 nel suggestivo chiostro del Santuario della Madonna del Monte, quest'anno farà il suo concerto sul l'isola di Pianosa. Parliamo ancora di musica. Max Gazzè ha conquistato la piazza di Marciana Marina.
3.500 persone hanno cantato e ballato le canzoni del cantautore romano. Erano tutti in Piazza della Chiesa e la sera del 29 agosto. Se fossi vera saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Una piazza stracolma di gente, 3.500 persone che ha cantato per tutto il concerto. Già questo basta per descrivere il successo di Max Gazzè a Marciana Marina. Da Il timido ubriaco alla favola di Adamo ed Eva, da Vento d'estate a Sotto casa fino alle ultime hit, La vita com'è e Ti sembra normale. Un repertorio vasto e variegato, quello del cantautore romano che ancora una volta si conferma artista raffinato e mattatore allo stesso tempo. La particolarità di Max infatti è proprio questa, brani mai banali che diventano tormentoni già al primo ascolto. E così è stato, visto la piazza in visibilio per le sue ballate folk più famose, con gente di tutte le età a ballare durante il concerto. Un successo scontato? Forse sì, ma complimenti a Marciana Marina perché quest'estate ha fatto centro due volte. La prima con Cristina D'Avena e ieri sera con Max Gazzè. Dimmi a questo punto che sono l'unico per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarmi per ore, se vado matto per l'amore casuale, e non ti sdegna anche uno sguardo, un contatto distratto, mi sento inadatto e banale, accanto a chi è sempre così razionale, non mi darò per vinto a cinque giurare, l'ultimo azzardo me lo voglio giocare, rischiando l'istinto animale, ci viene ancora dopo cena da me. E con questo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che potrete seguire le notizie in tempo reale sul nostro giornale online tnews.it. Per quanto riguarda noi è tutto e grazie per averci seguito e a tutti una buona serata.